Dopo l'attacco del demone capra, la vita su Pandora SMP sembrerebbe essersi tranquillizzata. Parola chiave sembrerebbe. Eh già, perché i cittadini hanno iniziato a dare di matto, tutti, dal primo all'ultimo. Motivo per cui oggi vi mostrerò la settimana di pura follia che ho vissuto sul server di Pandora. Vi ricordo che questi video sono estratti di dirette sul mio canale Twitch, dove potete trovarmi live tutti quanti i giorni tranne la domenica. Trovate il link all'interno della descrizione nel commento pinnato in alto. Vi aspetto numerosi perché sappiate che sta per accadere qualcosa di grosso. E signori, nuovo giorno sul server di Pandora, nuovo giorno in carcere da cui dovrò uscire che... Oh no, che fastidio! Se prendo a pugni questa, il suono si sente soltanto a sinistra, se prendo a pugni questa, si sente soltanto a destra e mi dà così tanto fastidio. C'è nessuno, Fuck! E dunque, splendori, cosa voglio fare oggi su Pandora? Vorrei cercare di finire la casa. E oggi per davvero, perché l'ho detto 27 miliardi di volte. L'ho detto anche nella prima stagione di Pandora, dove non ho mai finito effettivamente la casa. L'ho sempre lasciata vuota, oggi voglio terminarla. Vabbè, comunque, come prima cosa dovrei andare dal contadino. Però voglio un attimo passare un attimo dalle pecore del signor Nova. Del bro Nova. Salve! Hello! Buonasera. Sto ancora piangendo per il mio panda morto. Guardi, mi dispiace, ma come detto, quella frecciata volante è stata... proprio... sicuro. Io ne sono più che sicuro. Non l'ho affatto preso a pugni. Non so, un déjà vu. No, perché? Quale déjà vu deve avere? Però l'ho detto che non so stavo prendendo a pugni. Non lo so, però mi fido di lei, ma il fatto è che... No, ricorda con qualcuno il cattivo contro il panda. Ma guardi, se posso dire la mia, io sono d'accordo con quella persona, cioè che muoia nei panda. Pronto, bello, ci sei? Andiamo? Vieni. Tu fai queste cose solitamente, tu guardi la gente così da fuori dalla finestra. Ma sai che sì, lo faccio davvero? Cioè, se c'è una finestra a livello piano terra e c'è gente dentro, io guardo dentro casa. Tu non lo fai! Ok che da quanto sei alto tu vedi il secondo piano, però, cioè, ma come no? Ma come no? Ma come... Ti immagini questi che magari stanno pranzando e vedono te che li fissi da fuori dalla finestra, ma... Ma non è che li fisso, cioè semplicemente passando, do un'occhiata e poi vado avanti. Io non so che cosa sta succedendo, ma penso che il mio peggiore incubo sia avverato. Cioè? Oggi ho visto due Gianco. Come due Gianco? Perché uno non bastava, due Gianco. Dopo, infatti, uno era sufficiente. Però, sa, volevo farle semplicemente notare una cosa. Lei sta mangiando carne marcia, non è quella che le sta dando la testa, magari? Ma... Ma frate, Tano, cosa cazzo stai combinando? Cosa sta creando? Sta creando la chiesa dei Dogecoin. Vi prego, fermate questo scempio. No, dopo devo chiedere a su... Devo andare a denunciare Tano per atti osceni in luogo pubblico. Oh! Non c'è più la Keep Inventory! Sì, raga, lo so che devo controllare la casa, ma sto andando in giro a cercare ossa per fare la casa. Vuol dire, perché ossa? Perché mi servono per far crescere il grano. Il grano che serve a fare le balle di fieno su cui appoggio... Ma davvero mi servono le balle di fieno per fare la fiamma? La fiamma, il fumo? No! Forse lo fa soltanto più alto. No, figuriamoci se poi mi metto d'accordo con gli sbirri per usare il loro... la loro farm di scemi! Mica vado a parlare con i colleghi di questo. Capito? Perché sono degli asini. Sbirri infami. Su Pandora. Pronti a vedere il risultato? Oh. Somebody. Però ci sta. Cioè, è stupido, ma al suo perché. Ho bisogno di capire come fare gli alberi. Quindi sapete cosa farò? Minecraft custom tree.
Non so come farli. Ho bisogno di un piccolo custom tree. Perdonatemi se non ve lo faccio vedere, ma vi dico soltanto che l'altro giorno mi è apparsa l'immagine di una bambola gonfiabile mentre cercavo un Digimon. Quindi non so che cazzo mi appare se cerco gli alberi su Minecraft. Potrebbe uscirmi un gigantesco cazzo di Steve. Perciò evito. Va buono. Praticamente adesso l'idea è quella di andare a piazzare gli alberi di acacia qua attorno, in ciascuno slot. Soros, come sta, signor Tier? Lei perché è nella mia palude senza il mio permesso? Fuori da qua, sporco capitalista. Ma... venga qui, che... venga qui. Venga guardi qui. Che, ok, ora qua possiamo okay parlare. Ciao, Emma, come stai? Niente, mi sto informando se per caso lei vuole aprire un business. oppure non è completamente interessato. Vuole proprio rimanere povero? Io non sono povero, io sono ricco dove conta. Sono ricco nello spirito. Ma non ha neanche i capelli. Ho detto nello spirito, non sulla testa. Ho paura di aver ingerito qualcosa che... non so. Per caso ha qualcosa da darmi? Gastroscopia tattica? Ah! Orco! No, non ci sono orchi, ci sono zombie. No, no, no! Non lo so, ho sentito qualcosa! Signor Tires, sto malissimo, per favore. Scusi. Mi dai una mano. Ok. Tenga. Adesso è mia. Come si fa la zuppa? Forse serve una zuppa sospetta. La suspa? La suspa, sì, serve quella. La suspa. La suspa. Come si fa la suspa? Allora, che fiore preferisce? Preferisce un fiore giallo, un tulipano bianco, un tulipano arancione, una margherita? Cosa vuole? Proprio come Ciuchino in Shrek. Fiore blu, spine rosse, fiore blu, spine rosse. Ecco, ce l'ho fatta. Ok. Ok. Questa è la sua suspa. Mi dia la suspa. Vai, vai, si beva la suspa. Vado. Vada. Sono vivo. Ok, è vivo. Come sono vivo. Al di là di qualche botta, al di là di qualche emorragia interna, tutto bene? Minchia, fra che botta. Ah, no. Allora, signor Tires. Io non sento niente, lo sa comunque, vero? Non lo so, no, il mio personaggino è stra... Secondo cioè, me è tutto nella sua testa, glielo dico. Mi sta facendo male il cuore, signor Tires. Pure, che cazzo, cioè, prende, perde, punti salute, le fa male il cuore. Sì. Madonna, che disastro, eccolo lì. Eccolo lì. Signor Fierick. Dimmi che succede. Capitano, il mio capitano. Non lo chiami capitano. Sente versi quando non ci sono versi. Sentiva un rumore di zombie nella mia dimora quando non ci sono. Qui serve un esorcista, non un medico. Io non so cosa fare. Infatti ho chiesto un medico perché magari era scientifica la spiegazione. Cioè, sto bene ora come ora, però ogni tanto a caso succede qualcosa di veramente strano. Prima gli ho tirato una frecciata ed è volato in alto. Posso riprovare? No, non ci abbiamo l'acqua. Ok, scusi. Ah, non ce l'ho io, l'acqua. Vada, non ci incischi. Ma tanto il mio arco non ha flame. Vede? Oddio! Vede cosa? Me l'ho messa giù! Oh! Ma che cazzo è successo? Non mi ha fatto neanche mettere l'acqua. Perché sono slab. Ah! Valutiamo un attimo l'opzione che abbiamo. Un'opzione potrebbe essere dargli fuoco in quanto strega. Io sono d'accordo. Possiamo provare a fare un rito, un qualcosa, non lo possiamo so. Possiamo buttarlo nel Vesuvio, là c'è un Vesuvio. Ma non è il Vesuvio, è un alberello. Vesuvio. No, è un alberello. Ah, ha presente la storia di fantasia chiamata Shrek? Aspetta, come fantasia? Shrek era napoletano. come fantasia? La palude era Pompei. Non funziona più. Scusa, è randomico. Ma vedi che è randomico. Tier, lei ha dei poteri. Non ho dei poteri. Compagnia. Riprova. Di nuovo. E basta, questo sarà il gameplay di oggi. No, 3, 2, 1. Ce l'ho fatta anch'io. E vai, grande signor Felix. Al volo prima che cada. Dobbiamo tipo pallavolo. Tipo pallavolo. Vai, tuo. È mio. Mio. È partito un loop infinito. C'è l'autotune. Ha l'autotune. In tutto questo, lei saprebbe da chi a chi rivolgersi, saprebbe a chi chiedere per... Beh, io adesso sto bene, comunque. Ah, ma stai bene? E allora? Mi sto a posto, tutto... Forse è passata la maledizione, non capisco. Speriamo. Oh! Ciao, gamer.
Facciamo un gioco. Oh no! Non lo è di nuovo! È lo YouTube Ads! È lo YouTube Ads! No! Pagatemi di più! Niente, è scomparso! Vai! Ma ho sentito rumore anch'io, però. Ciao, gamer. Facciamo un gioco. Dovevo aspettarmelo! E ci sono cascato come un pirla! Signor Tyr! Orca puttana, che spavento, dica! Signor Tyr, visto che lei abita in una palude, e nella palude ci stanno gli orchi, il fango, eccetera. Sì. In una palude ci stanno anche i funghi. Non ho i funghi. Io ho un fungo. No, oh, quale? Rosso o marrone? Uno qualsiasi. Perché volendo, ne ho tanti rossi e uno lo infilo su per il culo, lo rendo marrone. Tenga! Salve! Eccellente, signor Tyr, eccellente, grazie mille. Verrà ricompensato a breve, non si preoccupi. È urgente. Arrivederci. Bella. Ok. Ma quale mucca? Quale mucca? È sua? No, credo sia del signor Gianco. Però è libera. No, penso sia in una barca, sa? Perché la vedo vibrare. Ah no, è libera. Potrebbe diventare mia. Ma sì, vuole un... Ah, c'è la barca. Se no le potevo dare tranquillamente il guinzaglio, perché ne ho un paio. Che viaggio lungo però che ha fatto signora Victoria. Mamma mia, sì, complimenti. Sì, sono stancata davvero tanto. Vado. Ma pesantuccio. La mia mucca. No, signor Gia... La mia mucca fungo. L'ho Qualcuno trovata. Ha aperto la mia porta di casa e sono sparite tutte le mie ma mucche. Ma no, ma la signora Victoria è appena tornata dal bioma dei mushroom. Dai, ma io voglio sapere chi ha aperto la porta e lo spacco di botte, cioè. Oddio. Sono incazzatissimo, mi hanno rubato un sacco di legna e mi hanno pure rubato le mucche fungo ora. Come mai l'hanno rubato la legna? Le serve della legna? Che legna no, le serve? No, ho rubato questa legna. Ah, ma quella legna non è il tipo illegalissima. Me l'hanno rubata, però. Perché ce l'ha, se è illegale? Perché io la posso avere. Perché lei la può avere? L'ho trovata. Dove? In un bioma. Ah. Per rispetto. Caso avete visto un'altra di queste mucche? Io ne ho perse due. No, però no. Se vuole questa gliela vendo. A 10 diamanti. Va bene, la compro. Ok. Geniale, cazzo. Sai, io odio il capitalismo. Ma se lei... No, le tenga. Le tipote... mi hai dato una mano. No, ma io non ho fatto niente. Lei ha avuto l'idea. Se li tenga, se li merita. Va bene. Sì. Sa che odio il capitalismo, ma quando viene usato per scammare... Ma signor Vittorio, le sue gambe. Oddio, che succede alle mie gambe? Non ha le gambe. Oddio, ho perso le gambe. Non ha più le gambe. Oddio. Sì, signorina Victoria, tutto bene. Sei fatta male, devo chiamare di nuovo il dottore. Ah, no, okay, ci sono. Perfetto. Eccolo, salve, io signor so Gianco. Io so benissimo che questa è la mia mucca, però mi gira il cazzo che qualcuno me l'ha fatta sparire, quindi me la riprendo anche pagando. Oddio! Oddio! La salvi! Ma cosa oddio! Hai fatto? Mi scusi, cosa ho visto? Ma si è bruciata! Ma oddio, tenetela sotto controllo! Ma si è bruciata! Che cazzo! Tenete sotto controllo quella roba! Che cazzo è successo? Un altro la stavo coprendo! Ma... Non ho fatto in tempo! Molto bene. Beh, signora Victoria, mi ha fatto piacere farle... Essere stato parte di questo gigantesco scam. È sicuro che non ne vuole? Sicurissimo. Se li merita tutti. Lei ha imbrogliato un capitalista, quindi si merita le sue ricchezze. Va bene, buona andata e faccia attenzione al signor Emerald, perché oggi ha qualcosa che non va. No, questo no. 1, 2, 3. Salve, signor Tyrless. Signor Tyrless. Dica. Vuole fare un affare? Dipende. Allora, le do 12 diamanti. No. Le interessa? 9? No. 7? No. Le do 2 diamanti? No. E 1? No. Le regalo una pecora. Ok, mi dica. Perfetto, signor Tyrless. Allora, ho un lavoro abbastanza difficile. Mi okay? dica. Ed è segreto. Sì. Non deve saperlo nessuno. Va bene. Ok? Sì. Devo creare un tunnel sotterraneo.
Ok, ne ho già fatto uno, mi dico. Cioè, voglio dire, sì, posso farcela. Perfetto, allora devo fare un tunnel sotterraneo che va oltre la farm fino a sotto quasi il castello. Ma lei è scemo. Sì. Qual è il motivo? Non posso dirlo. No, vorrei sapere cosa sto facendo e perché. La se pago per questo. Se lo sta facendo... Beh, però comunque c'è una questione etica prima da valutare, prima di fare... Contro il re. Ci sto. Sai che potrebbe... Ecco. Sto per dire... Sai che potrebbe esserci un problema, cioè l'acqua? È interessante. Ha trovato l'acqua. Ho appena capito perché ne ha bisogno. Gli servono i villager. Lei mi deve una spiegazione? Certo. Prima l'ho ridiata mentre diceva che aveva bisogno di villager. Chi? Lei prima ha detto di aver bisogno di villager oggi. No. Io Ino parlo pelato. Io sì, invece. E sono piuttosto sicuro che lei mi stia capendo. Quindi lei mi sta facendo costruire questa rotaia non contro il re, bensì per approfittare di questi poveri villager? Lei ha cercato di ingannarmi? Per farmi entrare nel suo sistema piramidale capitalistico? No, non sistema Ponzi. No. È per portare una bestia. Che bestia? Al di non là posso del dire. Tuo cazzo. Allora, finché... Scusa, era troppo appropriato per non dirlo. Lei non può capire. Io sto capendo. C'è un business dietro appunto, molto grande. C'è un business. Io non voglio far parte del business di alcun tipo. Si arrangi. È un business molto importante, signor Tearless. Si arrangi. No tunnel, no pecora. Allora niente pecora. Mi scoprò lo zombie. Arrivederci. Fuori dalla palude dei cavalli dei capitalisti. Allora. Andiamo a prendere un cartello e snicciamo. Corre voce che in un villaggio non molto lontano un cittadino con lo smeraldo sta espatriando illegalmente dei villager. Anonimo. Tear? Sì, scusami, ho trovato dei cartelli. Qualcuno ha lasciato un messaggio anonimo alla polizia. Ma come? Sì, non faccia tanto lo scioccato che lei è il primo che ha infranto mille leggi. Ah, senta, non dica così. Fino a prova contraria, nessuno, non ci sono dei cartelli che testimoniano ciò che ho fatto che non ho fatto. Color smeraldo che ci potrebbe essere? Sì, ma smeraldo potrebbe e emerald, che... no? Cioè... Sì, ma potrebbe avere a che fare con questo scommerciamento di villagers. Non lo so, vabbè, io ho lasciato... Cioè, io... Lasciamo il lavoro alla polizia. Sì, esattamente. Esatto, facciamoci cazzo. Andiamo a giocare sulla rotaia, venite. Esatto, andiamo. Signor Fieric! Ma non è il signor Fieric? È il biondino. È il biondino Leo. Sfigato. C'è Sbirro! Ma che è tutta sta gente? Qua stiamo costruendo noi, eh? Cosa state costruendo di bello? Il bello. Il bello? Oh, scusi. Ma come c'è traffico? Questo è un problema, ragazzi. Andiamo! Mi spinga! Spingete! Spingete! No! Signor Giacco, non rida di me. Cioè, Arviap! Ragazzi, Arviap! Come cazzo è diventato Arviap? Tutti insieme... Oh, 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 Gardaland! Ciao! Scusi, ero svenuto, mi dici, diceva? Che spavento! Spavento siamo di ritorno! Scusi, un attimo che mi si sono staccate le cuffie e non ci sento. Ok, ha una certa età, l'apparecchio acustico ogni tanto si sfila. Ah, salve. Capisco, che apparecchio usa? Amplifon? No, l'ho trovato nel bidone della spazzatura, uso quello. Ah, capisco. Non ha propriamente una marca. Comunque, salve, buonasera. Buonasera, come sta? Io bene, è una settimana che non giro per il centro, è cambiato tutto, ci sono delle strade adesso, quindi è stato strano. Sì, ho visto, ci stiamo evolvendo. Incredibile, una società che avanza, non l'avrei mai detto con sì, quell'orribile esatto. Sovrano che vive là dentro. Oddio. Scusi, salve. Ma lei chi è? Ma lei è il terzo capopalestra di Pokémon Smeraldo, lei è Walter di Ciclamipoli. Ignazio, l'ho conosciuto ieri. Io sono il signor Ignazio. Lei è il famoso signor Ignazio, lei! Piacere di conoscere. Salve, signor Ignazio, dove sei? Betty, che non mi ricordo mai come si... Ecco. Non ricordo mai come si fa a stringere la mano. Comunque, ho sentito parlare molto di lei, dal signor Gianco. Come l'ha conosciuto? Piacere, perché io sono un esperto virologo, tuttologo.
Virologo anche? Notissima facoltà universitaria, ovvero Facebook. Oh mio Dio. Cazzo! Signore Vittorio, lei si fida di quest'uomo? Anni studi. Non tanto, però, facciamo finta di niente. Okay, sono stato proclamato inventore, scienziato, competente, scopritore. Signor tuttologo virologo, posso farle una domanda importante? Certo. Ok, siccome lei è un esperto anche di virologia, c'è un virus che sta attanagliando il server di Pandora. Si chiama... Sono consapevole. Ok, questo virus si chiama Renova. Ok, io vorrei cercare di estirparlo alla radice. Lei mi sa consigliare, visto che insomma la sua autorità va sopra quella del re, sì, per via delle sue conoscenze, magari lei è in grado di suggerirmi. Ma non in ambito combattivo, io non rispetto. Salve, il salve, del buonasera. Re, poiché lo se, signor Nova, bro, come, cioè scusi, bre, come sta? Salve, re. Beh, più 20 diamanti? Lei, signor Tierra, vuole proprio stare nella cella. Capisco che non è casa, capisco che la cella è migliore della sua casa in questo momento, però... Ma scusi, ma cioè io ho il permesso per uscire, me l'ha dato lei? No. Come no? È firmato da lei? Mi ha voluto fare... No! Non... Oddio. Scusi, salve. Non la sentivo. Si è smaterializzata per un attimo. Mi sente ora? Senti. Ok, no, ho detto che io ho il permesso, cioè me l'ha dato lei... Sì, però, sa, chiamarmi bro, diffamarmi così mentre passo... Proprio, ma diffamarla? Io non mi sembra di averla diffamata comunque. Piaga del regno. Vabbè, ma no, perché c'è un famoso virus che si chiama Renova, ma non c'entra niente lei, è una coincidenza. Proprio è tutto attaccato, proprio Renova, così, no? È scritto in quel modo. Può raccontare la storia dell'albero che... Ah, di quest'albero prolisso rosso, crazy. Sì. Vi lascio il signor Ignazio. Grazie. Arrivederci. Volete sapere la storia di quest'albero rosso, crazy? Qui dinanzi. 2 hours later. Pertanto ha assunto la sa che se ce ne andiamo e torniamo qua tra 10 minuti ancora lì che parla. Come il foglia. Signor Ignazio, non vorrei interromperla, ma lei con la sua... grandissima parlantina ha appena ucciso la signorina Victoria. No, deve stare tranquillo perché non ha subito danni cerebrali, ma è solamente... Ma come fa a dirlo? È morta, per forza non ha subito danni cerebrali, è morta! ...dovuto alla troppa conoscenza assimilata in questi... Ma lei ha parlato della corteccia per 10 minuti! Pertanto è parzialmente svenuta, ma così... Ma scusi, ma chi è questa persona? Perché ha passato... Oddio mio! Questa è una... Oh no, rara... ma che cazzo è successo? Era una rara apparizione di uno dei 7 boss... One eternity later. Poiché le foglie intrise di metandorfina, ovvero una sostanza che garantisce il loro continuo sviluppo e proliferazione, impedendogli aiuto di cadere. Buona serata. Va bene, buona serata, signor Dado, buona serata. Buona serata. Nel portale e ha fatto sì che questo si generasse nel nostro mondo. Per quanto riguarda il fogliame, anch'esso rosso cremisi, è totalmente ignifico. È arrivato adesso alle foglie. Voglio controllare se il signor Emerald sta ancora facendo cosa al villaggio e si sta appropriando indebitamente di villager. Ho delle pecore a disposizione che è positivo per la lana. Per fare... È il mio amico pelato. Wow, non sono più l'unico calvo del server. Porco due, che spavento. No, signor Surri. No, è morto. Ma no. Stia attento. La prossima volta io non perdono. Oh, raga, chi è che mi ha sgamato al Furricon? Sto pensando a chi potrei aver fatto un torto. Ma sinceramente non mi viene in mente nessuno. Quindi non ho idea di cosa stiano parlando. Non lo so.
Mi ho snicciato. È vero che avevo snicciato. Mettiamo giù i cartelli. Prendiamo su. Giuro che se è la pubblicità di YouTube, ciao gamer, mi incazzo. Ciao gamer. Vaffanculo. Palle, però. Non è possibile, figa, non è possibile. Signor Tearless, le devo parlare. Sì. Scusa, mi fa sempre ridere sta cosa. Di suono era dannatamente perfetto. Mi fa sempre ridere sta cosa. È bellissima. Faccio un paio di screen. Sì, ok, devo assolutamente dargli il modo di correre più veloce. Signor Tia, si fermi. Mi dica. Si fermi. Mi dica. Dal maiale. Un attimo, dal voglio maiale, entrare in casa col maiale. Scenda dal maiale subito. Dal maiale. Arrivo. Salve, sono sceso dal maiale. Ma ragazzi, no, fuori da casa mia è, una, è un selfie privato alla convention di questo weekend. Fuori. Ma sta nuotando lei, mi scusi. Oddio, qua cosa hai combinato? Ma le mie patate, ma le sembra? Dai. Ma? È il puzzo, mi sa che il puzzo è arrivato. Ah, comunque, il maiale, sì. Signor maresciallo, avrei una domanda per sì, lei. Certo. No, lasci stare il mio maiale perché riguarda proprio questo argomento. Come ha fatto lei a partorire un cavallo? Vabbè, è tutta questione di genetica. Scusi, la genetica non funziona in questo modo, se permette. Ma quindi niente, come capisce, solo i prescelti possono procreare con individui diversi da noi. Sì, fate pure, guarda, io... Non ci tengo a inchiappettarmi un cavallo o un maiale. O a farmi inchiappettare. Ma lo dice con questa foto qua davanti. No, quello è Zac Efron, palesemente. Ah, non è Nick Fury? No. È Zac Efron di High Fur Musical. Comunque, cioè, capisce anche lei che con tutti quei peli, cioè, sembra un animale. Non sembra. Io o il Furry? No, dicevo quello a sinistra. Ma quello sono io. Oh cazzo, mi scusi. No, quello a destra volevo dire. Ma mi scusi, ma guardi quanto sono calvo e grasso. Scusi, chi altro può essere quello a sinistra? Beh, Massimo Boldi. Signor Fieri, tutto questo è terribile. Perché in ogni live qualcuno fa sesso con me? Non ce la faccio. No, signor Poldo, signor Poldo, guardi, venga qui e si sieda guardando in qua. Ecco. Oddio. Ok. Prego, tia. Va, ecco qua. Sì. Ah, e questo è l'esame della prostata. Sì, lo si fa con l'interno della bocca. Vabbè, io bene, comunque lei è perfettamente sano. Ottimo cazzo. Palle liscissime. Apprezzo. Io in realtà avrei una domanda molto importante da farle. Mi faccio questa domanda. Ok, allora io volevo chiederle. Praticamente ha presente il gabibbo, no? Ok, il gabibbo che noi conosciamo, che cos'è realmente? Perché, allora, c'è da pensare una cosa. Il gabibbo è una specie realmente esistente e quindi il gabibbo che noi conosciamo è un esemplare di suddetto gabibbo, oppure è un essere umano che ha come fursona il gabibbo e quindi indossa il fursuit di un gabibbo? Interrompo subito. Mi dica. Il gabibbo è una creatura grazie signor Ciao. Unica nella sua specie. Ok. Che è rarissima, l'unica esistente. Sì. Ok. Pertanto, essendo una creatura unica, è l'unico esemplare che è esistito e che esistirà. Quindi è una creatura a sé stante a tutti gli effetti. Quindi lei mi sta dicendo che quello che noi conosciamo è un effettivo essere chiamato gabibbo? Sì. Ok. Grazie per la risposta. Aia, maresciallo, davanti e dietro tutti quanti. Non ti preoccupi, lo faccio io. Vabbè, va bene, fai. Fra! Perché mi hanno ucciso?
Cosa ho fatto di male? Ma che cazzo? Voglio fare figli, voglio fare. Io ho un sacco di roba che non so di chi è. Con chi? È mia, probabilmente. No, la roba che ho preso è tutta mia, quella là sotto. Che due coglioni. Don Berrula sta per essere soppresso. Chi è che sta per essere soppresso? No. Sì, ma dov'è il mio piccolo? Max! Mi date solamente una fognetta da mangiare, por favor! Icos della perro flauta con... Che cazzo? Che cazzo? Sono così confuso. Come tutti in piazza 1, non sono psicologicamente pronto per essere in piazza 1. Ma? È apparso il re. Cioè, sono le 10:30 di sera e il king pretende che tutti quanti si esca in piazza. Le do una mano a tornare indietro. Salve! Salve, signor Tia. Cittadini! Dica, ma allora, ma fatemi ascoltare! Dado, l'eremita è il comunista. Dica, io non sono il comunista, sono l'anarchico. Avete ripagato tutto. In parte il regno, continuate a dimostrarvi ostili al regno. Non e non di più, abbiamo tradotto comunque due libri portatoci con quel signor Franz, signora Vic, che ringrazio comunque per tutto ciò. Prego. Il signor Ignazio ce li ha tradotti, ci ha dato questo favore e... io lascerei il signor Gianco a leggere tutto. Che dici? Sì. Un buon leader circondato da ottimi seguaci. Mm. E il re dei demoni non è stato a meno. Circondato da valorosi condottieri che gli sono stati di fianco in innumerevoli battaglie, selezionati perché fedeli ed abili nel combattere. Quando il loro condottiero fu sconfitto, i loro poteri affievolirono. Senza il loro condottiero, a tenerli uniti presso tra di loro, nacquero dispute, battibecchi e persino risse. Trovatosi in disaccordo su vari argomenti, si separarono di comune d'accordo e ognuno andò per la sua strada, con la promessa però che se il loro signore avrebbe fatto ritorno, sarebbero tornati a servirlo a suo fianco, no? È il re dei demoni. Ora, il libro comunque che era intraducibile, è stato tradotto da signor Ignazio, che l'ha tradotto a metà, tra l'altro, manco completo, quindi non è così competente, signor Ignazio. Signor Ignazio ha un sacco da fare, non viene pagato da nessuno, prima Ho capito, ma posso dire che cioè, noi tre abbiamo tradotto svariati libri. Un sacco da fare. Potevamo farlo noi al posto di Ignazio. Fatto sta che questo era un invito rivolto non a noi, a un certo Magnus Magnus, non so come si chiami. È richiesta la sua presenza entro 3 giorni presso il seguente posto e c'è una coordinata corrotta, quindi c'era Ignazio. Quindi potremmo andare anche noi. Come serve Ignazio? Una coordinata corrotta? Ma è Norvegia! Penso domani possa ritornare. Cioè, ha tradotto tutto tranne una coordinata. Cioè, l'unica cosa che serviva. Poteva tradurre al contrario un libro, sarebbe stato più utile. No, cioè, allora, se la coordinata è corrotta, può darla alla polizia, tanto è corrotta anche quella, quindi... Magari possono tradurla loro. Ho sentito una cosa più stupida di questa, guarda. Grazie Nico per la battuta. Riassumendo, venerdì fatevi trovare per la spedizione. Partiremo tutti insieme. Sì. Ah, va bene, lo parte anche lei. Partiremo tutti insieme per la spedizione. Ci troveremo qui in piazza tutti direttamente. Tutti insieme? Mm-hmm. Io vengo con una pala.